Coppia alla grana permessi per la torre che dal novembre scorso svetta in Piazzale della Libertà. La questione emersa dall'opposizione attraverso la consigliera comunale di Siamo Pesaro, Roberta Crescentini, che a seguito delle opportune verifiche effettuate, la torre alta 75 metri è stata installata senza i nulla osta di regione e genio civile per i vincoli paesaggistici e le zone sismiche che erano invece stati richiesti nella delibera di giunta. La consigliera, munita con una serie di documenti relativi la denuncia, finora solo verbale, contesta il metodo con il quale è stata portata avanti la scelta da parte dell'amministrazione di installare la torre in uno dei luoghi più suggestivi di Pesaro. Abbiamo visto che in effetti c'è stata una velocità non di sicuro consueta rispetto al rilascio dei permessi del suolo pubblico. Infatti dal momento in cui è stata presentata la domanda, 10 giorni dopo questa impresa aveva già tutti i permessi per installare una struttura, come dicevo, molto impattante, e anche di forare il suolo per metterci dei piloni di sostegno fino a 1 metro. E anche nell'esame dei documenti abbiamo visto che, anziché il nulla osta, come esattamente scritto nella delibera di giunta che era favorevole a questa installazione, è stata semplicemente presentata una domanda di nulla osta. Per cui c'è questa differenza tra quello che effettivamente era stato richiesto e quello che è stato presentato. Altro aspetto, sottolinea la capogruppo di Siamo Pesaro, riguarda invece la rapidità della concessione dei permessi. È venuto subito dopo fuori la polemica che nello stesso giorno ad un imprenditore qui della città che investe nella città per mettere 2 vasi fuori dalla sua struttura e quindi abbellire anche il centro storico, i vigili sono andati per elevargli una multa perché doveva chiedere la concessione di suolo pubblico. E lo stesso, tante strutture, bar o negozi che vogliono abbellire i loro esterni si vedono ritardare di tantissimo la concessione del suolo pubblico. Quindi noi vogliamo chiedere a questa amministrazione perché c'è questa disparità di trattamento tra chi viene da fuori, fa business, perché la torre panoramica guadagna su questo. Non c'è stata assolutamente nessuna gara di interesse, quindi è stato scelto lui e lui si è installato. Noi vogliamo questo, non vogliamo più una città dove ci sia questa differenza di trattamento. Tutti i cittadini e soprattutto tutti gli imprenditori sono uguali. Quindi chiediamo semplicemente questo.